Milano. San Vittore è un carcere che riesce a non farsi odiare dai suoi 2700 detenuti, tra cui 200 donne. Ufficio matricola. In questa stanza si recupera o si perde la libertà. Sotto il sacro emblema della redenzione, donato dal Papa Ratti, si allungano le sbarre del cancello, pesanti come il cuore di chi le varca. Nei seminterrati laboratori si confezionano, si dipingono statuine, si intrecciano canestri e sporte. E qualcuno pensa forse a un bimbo che si porterà a scuola la merendina in una sporta di cui non sa la provenienza. Distrutta durante la rivolta, la biblioteca sta rinascendo. Ha già 6.000 volumi e ce ne vorrebbero almeno 10.000. Rinati pure i gabinetti medici, gli ambulatori, reparto chirurgico, pneumotorace. Sono gli stessi detenuti a fare da cuochi in queste cucine. Oggi il detenuto in Italia riceve 500 grammi di pane, una miscela di caffè, due minestre, oltre uno speciale trattamento nei giorni festivi. Quando è l'ora del rancio si aprono gli spioncini delle celle. Le mani ritirano la gavetta fumante, confortatrice. Sul muro di cinta i detenuti hanno dipinto una veduta di Firenze, meta degli occhi che s'alzano dagli spicchi del cortile durante l'ora d'aria. Lungo i ballatoi dei raggi su cui si aprono i tre piani di celle passeggiano gli agenti. Ma quando scende la sera, nelle brande che si allineano tre per cella, si diffonde nella tristezza una quiete, un riposo. E questo è merito della comprensione umana di chi dirige San Vittore.